Amici di Onda Libera, siamo con Maria Stefania Dottori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Marotta. Oggi Stefania ci spiegherà dei piccoli esercizi da fare la mattina quando ci alziamo dal letto, vero? Intanto buongiorno a tutti, ben alzati se siete già in piedi. Vi diamo solo dei piccoli consigli per chi ne avesse bisogno al momento del risveglio, quando ci alziamo dal letto, come ci dobbiamo alzare dal letto, se sentiamo dei piccoli dolori, alcuni esercizi da poter fare in casa appena alzati. Allora, andiamo a vedere con la collaborazione di Lorenzo e Valentina. Allora, ci siamo appena svegliati e cerchiamo di alzarci, dobbiamo alzarci dal letto in una posizione abbastanza corretta. Quindi si piegano le gambe, si spinge possibilmente in questo caso con il piede sinistro, si rotola sul fianco, si fanno scendere le gambe, ci si siede sul letto. Si fa un bel respiro, dopodiché ci si alza e siamo pronti per affrontare la giornata. Se abbiamo dei dolori, quindi mal di schiena, il collo un pochino indurito, male alle gambe, male alle ginocchia, facciamo solo dei piccoli esercizi per cercare di riattivare la muscolatura prima di fare dei movimenti troppo aggressivi. E quindi ci spostiamo su un tappetino che possiamo avere in un'altra stanza, possiamo avere in camera. Ci mettiamo in quattro appoggi, appoggiando bene le ginocchia leggermente divaricate, le mani, le spalle sono posizionate sopra le mani e cerchiamo di arrotondare un pochino la schiena inspirando e stiriamo un pochino così tutta la colonna, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Quindi inspiro, arrotondiamo la schiena, espiro, rilascio la schiena e lo facciamo per 8-10 volte molto lentamente, sentendo bene le vertebre lungo la colonna che si aprono sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Il bacino si muove, il coccige si muove, l'osso sacro si muove. Passiamo ora a un esercizio successivo molto semplice, possiamo portare il sedere verso i talloni, quindi ci allunghiamo indietro mantenendo ferme le mani, cerchiamo di allungare le braccia, inspiriamo e cerchiamo di raggiungere i talloni, ritorniamo su, inspiro e quando scendo di nuovo espiro. Gli esercizi sono fatti molto lentamente per capire quello che stiamo facendo, per aumentare la nostra percezione del corpo. Le braccia spingono, le scapole dietro si aprono. La respirazione è fondamentale in questi esercizi, quindi una grande inspirazione e una grande espirazione. Possiamo proseguire chiudendo un pochino le ginocchia, spostiamo i piedi verso destra e verso sinistra. Facciamo scivolare i piedi sul pavimento e cerchiamo di aprire tutta la linea laterale, quindi le costole sui fianchi, a fianco del torace, la testa si sposta verso destra, verso sinistra, andando a cercare con lo sguardo i piedi. È preferibile portare lo sguardo sopra la spalla e da qui potremmo sentire il movimento del bacino, della colonna e del collo. Adesso passiamo alla parte superiore, cerchiamo di mobilizzare un pochino la zona intrascapolare, quindi possiamo scivolare con il braccio destro sotto il braccio sinistro avvicinando lentamente la spalla a terra. All'inizio non arriveremo a toccare la spalla a terra, quindi si scende lentamente e si torna indietro. Lo ripetiamo anche dall'altra parte. Quindi scendo, espiro e ritorno. Poi cambiando il braccio, scendiamo col braccio sinistro sotto il braccio destro. Se riusciamo appoggiamo la spalla, appoggiamo anche la testa. Altrimenti senza forzare. Gli esercizi vanno sempre fatti con la respirazione senza forzare. Piano piano la muscolatura si scioglie, l'articolazione si libera e la spalla arriva a terra.
Se questi esercizi vengono fatti giornalmente, sono un valido aiuto per affrontare la giornata sicuramente con meno dolore e più facilità nei movimenti. Stefania, l'associazione Libertas nasce a Marotta, però si trova in molti comuni del nostro entroterra e tiene corsi sia per adulti che per ragazzi, vero? Sì. Allora, nasce a Marotta e siamo lungo tutta la Valle del Cesano, quindi siamo Marotta, Mondolfo, San Costanzo, Monte Porzio, ci abbiamo Mondavio, San Michele, San Giorgio e quest'anno ci siamo anche, anzi sono già 2 anni che siamo anche a Castellone di Suasa, siamo a Piagge, quindi tutti i paesini qui della Valle del Cesano sono coperti dalla nostra associazione e noi facciamo sia attività per i bambini dai 3 anni in poi e facciamo prevalentemente educazione motoria di base e ginnastica artistica. Per quanto riguarda gli adulti invece abbiamo una vasta gamma di corsi che partono dalla ginnastica a corpo libero con la musica, ginnastica aerobica, pilates, core pilates che è un pilates più posturale con la tecnica del core integration che poi magari vedremo in altre puntate. Poi abbiamo zumba, anche i corsi di fitness e ginnastica dolce per gli anziani, quindi noi lavoriamo molto anche col wellness, quindi questo benessere fisico che ormai è molto importante sia in età avanzata ma soprattutto in età giovanile, per cui cercare di fare una buonissima attività fin da piccoli e poi proseguire per tutta la vita. Poi per ulteriori informazioni comunque possono anche visitare il sito internet, vero? Che è www.ginnasticamarotta.net. Esattamente. Grazie allora Stefania. Grazie a voi.